Dermaku, ringraziamo anche i colleghi per averci aspettato. Esordio questa sera dal primo minuto. Intanto ti chiedo le sensazioni. Ma è stata un'emozione importante, incredibile per me perché comunque ho una certa età, 27 anni. Però siamo stati bravi, sicuramente i compagni mi hanno agevolato tantissimo ed è stato tutto un po' più facile perché abbiamo fatto una bella partita tutti, quindi anche il singolo si esalta, quindi sono contentissimo. È stata una prima fase di gara in cui Genoa comunque ci ha provato, ci sono state anche alcune occasioni per loro. E poi cosa è successo? Gli episodi decisivi ancora una volta? Secondo me siamo stati bravi nei momenti di sofferenza a soffrire quelle occasioni in area dove tiravano così e siamo stati bravissimi poi davanti a chiudere la partita. Ogni occasione che abbiamo avuto l'abbiamo buttata dentro, e quindi siamo contentissimi, però sappiamo qual è il nostro obiettivo, dobbiamo volare bassi. Adesso abbiamo una partita importantissima a Milano, quindi dobbiamo resettare tutto e ripartire. Per te invece, dal punto di vista personale, cosa significa questa partita, questa buona prestazione, insomma, anche per l'immediato futuro, visto che sei stato chiamato in causa proprio all'ultimo? Sì, per me era importante farmi trovare pronto e sono contento, devo ringraziare la società, il mister e lo staff, tutti i compagni che mi hanno fatto sentire subito a mio agio e sapevo prima o poi sarebbe arrivato il mio momento, dovevo farmi trovare pronto e così sono contento. Come stai? Ti abbiamo visto uscire prima, per quale motivo? Ho avuto un po' di crampi intorno al 75esimo. Forse dovute alla stanchezza, un po' alle partite che ho fatto in nazionale, però niente di che. Quindi, Bruno Alves, diciamo così, può riposarsi in maniera tranquilla se Dermaco è questo. è solo la prima partita e sappiamo quanto è difficile la Serie A. Oggi abbiamo fatto tutti una bella partita, quindi Bruno Alves per me è un esempio, è un campione che seguo tutti gli allenamenti, cerco di imparare qualsiasi cosa da lui, per me è veramente un esempio, il compagno più forte con cui ho mai giocato, quindi c'ho solo da imparare, da crescere, sono contentissimo. Semplice per un giocatore anche come te affrontare magari una squadra nervosa, una squadra che si giocava probabilmente forse l'ultima chance, no, di confermare l'allenatore in panchina, e contro un attaccante importante come Kwame che fa della velocità la sua arma migliore. Tu sei stato comunque molto calmo, l'hai controllato bene. Sì, siamo, come ho detto, la squadra ha fatto una grande partita, abbiamo limitato i danni e se c'era da soffrire abbiamo sofferto, ma abbiamo limitato tutto molto bene. Ci sono delle partite in cui va tutto bene, sapremo che ci saranno partite difficilissime, sarà da soffrire, arriveranno momenti difficili, però dobbiamo lavorare come stiamo facendo e volare bassi sicuramente e poi raggiungere il nostro obiettivo principale. Quanto ti è servita l'esperienza anche tra la fila della tua nazionale? È importantissimo, infatti ringrazio anche lo staff della nazionale che comunque mi ha dato fiducia queste settimane anche se a Parma non giocavo e mi ha dato minuti nelle gambe, mi ha fatto giocare in palcoscenici importanti, quindi una bella esperienza anche C'è un pensiero speciale per questo tuo esordio in Serie A? C'era anche qualche tuo amico o parente a seguirti Sì, sugli spalti? sì. Mio padre è venuto dal Kosovo ieri, appena l'ha saputo, quindi sono contento. Ti chiedo una battuta proprio finale, nella tua prestazione personale, nel tuo momento personale, sulla squadra. State raggiungendo quella continuità, almeno in casa, che è un po' l'obiettivo che vi siete prefissati. Adesso cosa serve per continuare, appunto? Ma dobbiamo lavorare così, lavorare come stiamo facendo in ogni allenamento. Poi, come ho detto prima, prima raggiungiamo il nostro obiettivo, meglio è. Quindi dobbiamo lavorare così, tutti gli allenamenti, con la cattiveria giusta e gli stimoli e le motivazioni, quello fa la differenza. Senti, adesso c'è l'Inter, oggi ha vinto in maniera netta per certi versi, a fatica per altri, come la preparerete? Non lo so, adesso vediamo in settimana il mister come deciderà di preparare la partita, dobbiamo lavorare bene e star concentrati, che è la cosa principale. Poi sappiamo che sarà difficilissima, però noi ci siamo.